sono Claudio Camarda e la mia ditta si chiama Le Figlie del Vento, e oggi spesso vengono chiamate queste piante Le Figlie del Vento, ma in realtà vengono chiamate Le Figlie del Vento perché 40 anni fa l'unico pazzo che girava in giro per l'Italia con queste piante ero io, che chiamavo le mie piante Le Figlie del Vento, quindi molte volte confondono il nome della mia azienda col nome delle piante. Le piante si chiamano tillandsie, è un genere molto vasto, tanto è vero che dà il nome anche alla sottofamiglia delle bromeliacee, che è le tillandsioidee. È un genere che conta attualmente con più di 600 specie e centinaia di ibridi, naturale e non. È una pianta originaria del continente americano. Si trova soltanto nel continente americano come autoctona, poi si può trovare ormai in qualunque parte del mondo. È bizzarra, si trova praticamente in tutti i climi, dai deserti, dalle paras, dalle pune, alle foreste tropicali, alle foreste pluviali. Ovviamente ha forme diverse, ha caratteristiche diverse e ha una manutenzione leggermente diversa. Perché dico leggermente? Perché è una pianta che io ritengo estremamente intelligente, perché è una pianta che ci viene incontro, è una pianta che non ha bisogno che noi andiamo alle sue esigenze al 100%, ma al 60%. E quindi lei fa un sforzo per venirci anche incontro e si adatta anche alle nostre condizioni. Oggi volevamo accennare a un discorso che è il discorso delle tillandsie mirmecofile. Cosa vuol dire? Sono una grande quantità di specie di tillandsie che in natura vivono in simbiosi con le formiche. Chiariamo che la simbiosi tra piante, tra tillandsie e animali è molto grande. Non troveremo solo formiche, ci sono una infinità di animali che contribuiscono alla crescita e alla bellezza di queste piante. E in questo caso parliamo delle pseudobulbi. E sono piante molto particolari, e vi prendo una per farvela vedere subito. È una tillandsia selleriana, è una pianta che ha tricomi abbastanza accentuati, ma se sta in luoghi non soleggiati diventa più verde. Fioritura centrale, monocarpica, polloni laterali, ma all'interno, essendo un pseudobulbo, è vuoto. In natura si trova inclinata, perché se ristagna l'acqua all'interno marciscono, perché l'acqua non riesce a defluire. Le utilizzano molto le formiche. Si pensa che coltivino qualcosa che per nutrirsi. La usano anche come formicaio, come rifugio, ma c'è anche una simbiosi mutualistica, cioè questa pianta che è un epifite viene difesa dagli altri epifite, dalle formiche. Cosa vuol dire? Che sì, questa pianta viene attaccata da un'altra pianta o viene incastrata, appoggiata ad un'altra pianta o addirittura ombreggiata, visto che ha bisogno di luce, le formiche riescono non solo a potare le piante intorno perché continua a arrivarle la luce, ma anche a staccare le piante epifite che possono danneggiare la pianta, il che sta a indicare questa simbiosi mutualistica. Questa specie si chiama selleriana. Ne abbiamo una quindicina di tillandsie di questo tipo. Ci abbiamo qua un clumps di paucifoglia, e in questa pianta vive in luoghi molto, molto aridi anche. Stiamo parlando di piante che fondamentalmente vivono nella fascia centrale del Sud America, quindi parliamo del Messico, parliamo del Guatemala, parliamo di tutte le zone anche abbastanza calde, perché sono fondamentalmente xerofite. Poi vedremo che ci sono degli incroci che hanno bisogno di più umidità, però in linea di massima sono abbastanza xerofite. Questa paucifoglia, la stessa cosa, all'interno di questi pseudobulbo ci può trovare tantissime formiche, non solo formiche. Abbiamo un'altra varietà molto bella, sempre dello stesso gruppo, che è questa pseudo Baillei. La fioritura sempre centrale, la pianta che ha fatto già il fiore sempre monocarpica, tende a morire, però genera, come vedete, tantissimi polloni.
formano sempre questi nidi, e questa è una pseudo bailei. Diciamo che le pseudo bulbo tendenzialmente vogliono un po' meno acqua degli altri, cioè abbiamo il caso della caput medusa, che anche come la seleriana sono molto serofite in qualche modo, difatti vivono in luoghi come il Messico, dove è molto asciutto, e sviluppano parecchi tricomi, però una pianta che si sta rovesciata e io la bagno più spessa tenderà a diventare più verde e tenderà a perdere o a diminuire la quantità di tricomi, che sono quei peletti bianchi con i quali catturano l'umidità. E questa è di più umidità, è di luoghi più freschi e più umidi, è una bulbosa, è sempre una mirmicofila, la fioritura sempre centrale, insieme alla buzzi, che forma anche questi nidi. Questa è una pianta che sì, la troviamo in Centro America, ma la troviamo anche in Brasile, e la troviamo sempre in luoghi freschi, molto ventilati, e in fioritura, sempre un nido, e sempre mirmicofita, quindi sempre simbiosi con le formiche. Abbiamo una pianta che a vederla così sembra un po', perché intanto devo chiarire che io tendo a non togliere le parti secche della pianta o quelle che si stanno seccando, perché la pianta, essendo vivendo in un ambiente estremamente povero di nutrimento, ha un grande bisogno di nutrimento, e questo nutrimento lo prende anche attraverso le proprie foglie quando muoiono, mineralizzandole, cioè è una pianta che non spreca assolutamente niente. Questa, tra l'altro, la balbisiana, anche se ha questo aspetto un po' verde, perché io qua bagno un po' più spesso, è una pianta che vive in luoghi veramente molto molto asciutti. È sempre una pianta centroamericana, era tipica dell'Honduras, però si trova in tutto Centro America. Abbiamo anche la streptofila, che in realtà anche questa è una pianta che trovo spesso in simbiosi con le formiche, anche dentro la mia serra. Questa pianta qua, che è una pianta che è sempre un pseudo bulbo, sempre non vuole il ristagno dell'acqua alla base perché non filtra, quindi va sempre un po' inclinata come posizione, e ce l'ho in questo caso per esempio ibridata con una bulbosa, cioè questa qua è una streptofila che si è ibridata con quest'altra pianta, sempre simbiosi con le formiche. E qua abbiamo una Zacapa, un ibrido di Caput medusa e Brachycaulus, stanno preparando dei fiori, ha sempre il pseudo bulbo alla base, e quindi anche questa volentieri crea simbiosi con le formiche. Abbiamo una Sesca, che è anche questo un ibrido, è in fase di semi, sta preparando le capsule col seme, ha già fiorito, è sempre un clums, anche questa è simbiotica, questa però richiede un po' più di acqua, è un ibrido fatto anche con la schediana, e quindi è di luoghi molto asciutti, però è più verde, ha bisogno un po' di acqua. Qua abbiamo una bailei, anche se molti affermano che questa già sarebbe più una Halley Comet, sarebbe più un ibrido con la bailei, ma conserva il fatto di essere vivipera, e quindi dopo la fioritura i figli li fa nello stelo fiorale, no? Sono piante molto particolari queste che vivono in simbiosi. Come curare queste piante? Diciamo che qua entriamo in qualcosa che ha più a che fare con l'empatia che con la tecnica o con i manuali. E io non mi stancherò mai di dire, anziché parlare con le tilanzie, è meglio ascoltare le tilanzie, ascoltare le piante piuttosto che parlare con loro, osservarle tutte le mattine, guardarle e creare una relazione empatica con la pianta. Si può non conoscere come si chiama questa pianta, ma se io mi avvito a guardarla, saprò curarla comunque. E quindi consigli per bagnarle è molto difficile darli. Diciamo che il principio fondamentale per bagnare una tilansia è
bagnarla e non ribagnarla finché la pianta non è asciutta. E nel caso dei mirmicofile, dei pseudobulbi, sempre meglio la inclinazione. Non dico che devono stare proprio a testa in giù, però devono essere inclinati di maniera che se stanno sotto una pioggia l'acqua possa scolare e non ristagnare. Certo, ci sono delle regole fondamentali che bisogna garantirle la luce e bisogna garantirle l'acqua. In natura queste piante si attaccano spesso agli alberi. Ovviamente preferiscono gli alberi vecchi. Perché? Perché quando piove l'acqua dilava gli essudati dell'albero. Se un albero giovane, gli essudati ne perde pochi, ma se un albero vecchio, gli essudati ne perde tanto. Allora è più facile trovarla sugli alberi vecchi. Se è pensato a lungo che fosse un parassita, ma in realtà è una pianta simbiotica, non danneggia l'ospite, almeno che non ci sia un eccesso di massa sulla pianta, e quello può comportare per il peso e per la intercettazione del nutrimento un problema per la pianta che la ospita. Preferisce essere ospitate di alberi con cortece rubide, lì dove si possono incastrare i semi. La radice è meccanica, non ha una vera e propria radice per nutrirsi, ma è una radice per aggrapparsi. Tutte quante fioriscono, ma la stragrande maggioranza sono monocarpiche, quindi fioriscono soltanto una volta, dopodiché pensa alla riproduzione. E spesso il freddo, cioè lo stress termico o lo stress idrico, accelera il processo di fioritura. Questi colori, quando il colore è molto argentato e molto grigio, vuol dire che vengono di luoghi più assolati, più caldi, e questo serve per proteggersi, difende dal sole, e perché ha queste strutture dei tricomi che la contribuiscono a non disperdere l'acqua. E invece se le piante sono molto più verde, sta a indicare che stanno in luoghi un po' più ombreggiati, anche se lei quando si attacca agli alberi preferisce la parte superiore dell'albero, quella più luminosa. E una delle teorie più accreditate per l'origine delle tillandsie è il fatto che derivano da antiche puglie, che sono queste bromeliacee, perché la tillandsia è una bromeliacea, sono delle piccarnoidee, la sottofamiglia piccarnoidee delle bromeliacee, che abitando nelle pune, nelle paras, in luoghi così impervidi, hanno sviluppato anche dei tricomi assorventi, oltre a delle radici assorventi. Se pensa che dei cicloni, dei temporali, hanno portato questi semi, che sono dei piumini, li hanno portati sulle foreste, le piante che cadevano a terra non potendo concorrere con la luce, non sopravvivevano, ma quelle che rimavano sulla volta dell'albero, attaccati nelle parti superiori dell'albero, anche se non riuscivano a fare una radice che arrivi al terreno, grazie a questi tricomi sono riusciti a sopravvivere e a svilupparsi in tanti modi.